sempre al Fucito di Mercato San Severino con Sua Eccellenza Monsignor Luigi Moretti. Che senso ha celebrare una messa e fare una processione per quanto riguarda i malati di tutti gli ospedali, i nosocomi, ma soprattutto del Fucito? Beh, è una presenza che, invocando il Signore, penso possa dare speranza sia agli operatori e sia anche ai degenti malati, quindi è un'occasione per vivere un momento di comunione, di solidarietà, e questo ormai si ripete tutti gli anni e io sono contento anche di essere qui. Nel solco della tradizione iniziata già da qualche anno, infatti. Sì, questa è la sesta volta che io vengo, che sono qui, quindi, e vedo anche, cerco di capire anche le difficoltà di quel momento che viviamo, anche per gli ospedali, le riorganizzazioni, il personale che ha difficoltà per il numero insufficiente, però si spera che tutto diventi motivo per riguardare con fiducia al domani. Una battuta sul giubileo, infatti domani Sua Santità Francesco aprirà la Porta Santa? Eh sì, il giubileo la Chiesa vuole che si viva proprio nei luoghi dove di più c'è l'esperienza della sofferenza, della povertà, dell'isolamento, proprio perché la presenza delle persone che si mettono a servizio degli ultimi, di chi è sofferente, possono mostrare il volto benevolo di Dio, insomma, ecco. Un mondo ingiusto, l'ultima battuta. Sì, è un mondo problematico, come d'altronde è stato sempre. Quello che è importante è che in questo mondo si è messo il seme di salvezza che Gesù ci ha portato. Ormai siamo in prossimità del Natale e Gesù ci dice che il male lo possiamo vincere solo con il bene. E quindi anche per quanto riguarda i terroristi? Sì, nei confronti di tutti. Il problema non è uno solo, ma è molto più complesso. Direttamente dall'ospedale Fucito, il sindaco Giovanni Romano ci parla di questo appuntamento che è ormai diventato una consuetudine annuale. Come mai venire a trovare i malati e anche, diciamo, officiare una messa alla cappella dell'ospedale? Beh, per la verità la visita ai malati la fa Sua Eccellenza l'Arcivescovo Monsignor Luigi Moretti. Questo è un appuntamento, diciamo, tradizionale per il Mercato San Severino, perché all'interno dell'ospedale la nostra chiesetta è appunto dedicata all'Immacolata. C'è questa particolare attività del personale infermieristico, degli ausiliari e del personale medico per organizzare questo momento di riflessione e di preparazione al Natale. Quest'anno poi, in maniera particolare, abbiamo anche una statua nuova della Madonna, per cui ci sarà anche una piccola processione all'interno dell'ospedale per poterla ricollocare nella sua cappellina che sta all'ingresso del reparto di chirurgia e di ginecologia. Insomma, è un momento che nella nostra città un po' dà il via alle celebrazioni, alle funzioni religiose, ma anche alle riflessioni che ci devono una statua nuova della Madonna, per cui ci sarà anche una piccola processione all'interno dell'ospedale per poterla ricollocare nella sua cappellina che sta all'ingresso del reparto di chirurgia e di ginecologia. Insomma, è un momento che nella nostra città un po' dà il via alle celebrazioni, alle funzioni religiose, ma anche alle riflessioni che ci devono accompagnare fino al Natale. Un messaggio di speranza che vuole dare ai malati? Il messaggio di speranza è che, come si suol dire, la vita non ci appartiene. La vita appartiene al nostro Signore che ce la dà e noi dobbiamo fare il possibile per rendere qualitativamente migliore la nostra vita, non è un problema di quantità. Il personale medico del nostro ospedale, con gli infermieri, con gli ausiliari, sono al servizio della nostra comunità tra mille difficoltà. Noi sappiamo quanto oggi è difficile fare sanità in Italia e nella nostra regione per problemi legati ai tagli delle spese e tutta una serie di situazioni. Allora il nostro obiettivo è quello di, con il poco di aiuto che possiamo fare, di rendere questo servizio sempre migliore a vantaggio della nostra comunità. Per incontrare chi soffre, per aiutare chi lavora, per sostenere tutti coloro che vi entrano. L'Immacolata Vergine Maria vegli su ciascuno di noi
è un modo anche per incontrare tante persone che attraverso anche il volontariato e vari servizi continuano la loro opera di Cristo, l'opera che Cristo ha voluto per la Chiesa, per ciascuno di noi. E quindi arriverà il nostro arcivescovo tra minuto per la celebrazione della Santa Messa, ma prima della Messa è l'arcivescovo stesso che entra nei vari reparti per salutare gli ammalati e coloro che lavorano. Al termine poi della Messa, una processione all'interno dei viali dell'ospedale dà il nostro segno, il nostro contributo alla crescita della fede in ciascun cristiano. Io sono il cappellano attualmente di questo ospedale, mi chiamo Don Raffaele, insieme con me c'è anche Don Antonio Pagano e insieme, a nome dell'arcivescovo, portiamo il Vangelo a chi soffre e a chi lavora con e per i sofferenti. Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo.